appuntamento davvero importante, oltre che prestigioso, perché questa sera abbiamo il piacere di avere qui a Nola un'attrice straordinaria che ha fatto della sua forte personalità il suo cavallo di battaglia, non solo sul palcoscenico ma anche sul grande schermo e anche in televisione. Ha iniziato veramente giovanissima per poi proseguire sia in televisione che in teatro e, come vi dicevo, al cinema, in fiction e in spettacoli veramente di successo. Ha ricevuto 2 David di Donatello in passato per la straordinaria interpretazione che ha dato a delle fiction, e questa sera abbiamo l'onore e il piacere di avere qui a Nola l'attrice Giuliana Desio. Giuliana Desio, Legge Napoli, uno spettacolo davvero interessante in cui interpreterà alcune favole e alcuni racconti ispirati alle tradizioni campane. Non sarà sola perché la formula collaudata negli anni precedenti e che anche quest'anno con il Giugno Nolano ha avuto conferma è sempre la stessa. Poesie, racconti, testimonianze e musica. Giuliana Desio non sarà sola perché sarà accompagnata dal maestro Marco Giurgiolo e ci proietterà in un viaggio davvero allettante, stimolante e interessante alla riscoperta delle tradizioni e dei miti più rappresentativi ma anche insoliti e curiosi legati alla tradizione campana. Voglio dire che questo è uno degli appuntamenti inseriti nell'ambito del programma di eventi del Giugno Nolano. Qui vedo anche il sindaco, l'avvocato Geremia Biancardi. Eventi realizzati dall'assessore alla cultura, curati dall'assessore alla cultura, l'architetto Cinzia Trinchese, inseriti in questo cartellone che sino al 2 luglio manterranno su la città in un clima davvero festoso, in un clima gioioso, oltre che di festa, aspettando ovviamente la ballata delle macchine da festa, dei gigli e della barca, attesa per domenica 25 giugno. Ovviamente questo è uno dei tanti appuntamenti, seppur di prestigio, perché ovviamente il teatro, poi questo luogo riscoperto e riaperto, è proprio adatto a questo tipo di spettacolo. Io non voglio rubarvi ulteriore tempo, vi consiglio semplicemente di spegnere i telefonini o di abbassare quantomeno la suoneria, perché lo spettacolo merita tutta l'attenzione di questo mondo, perché è uno spettacolo che nelle tappe precedenti a Nola ha riscosso uno successo strepitoso. Buona serata e buona visione a tutti quanti voi, grazie.